All'inizio ero interessato ad una categoria tra i nostri colleghi definita come genere di archistar. Col tempo ho scoperto che esistono invece tre categorie dei colleghi architetti: i bravi, i famosi e gli archistar. Ho saputo poi che i veri archistar sono architetti sì di fama internazionale e probabilmente anche bravi, ma per definizione sono i sette architetti che sono stati invitati da Philip Johnson per una mostra nel 1988 a MoMA di New York, denominata The Constructivist Architecture. Questi sette sono diventati archistar del fine Novecento per antonomasia ed hanno segnato sia il metodo distorto di insegnamento nelle scuole di architettura nel mondo, nonché una spazialità architettonica deformata sul piano pratico, e sono Zaha Hadid, Peter Eisenman, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Kob Himmelblau, Bernard Tschumi e Rem Koolhaas. Non aveva mai sbagliato Johnson, perché altre due mostre precedenti che ha organizzato sul modernismo nel 1932 e sul postmodernismo nel 1978, per una dozzina di anni hanno avuto una simile influenza formale e metodologica, confermando le sue scelte stravaganti. E non a caso i primi Pritzker, il massimo riconoscimento come Nobel per l'architettura, ha premiato puntualmente questa categoria, a partire dal primo premio a Johnson stesso nel 1979. Ma il Pritzker del 2014, il penultimo, al nostro collega Shigeru Ban, è davvero curioso e sorprendente, con una motivazione inedita per i Pritzker, ovvero perché Shigeru Ban è tra i primi architetti famosi ad orientarsi verso l'architettura sociale e partecipata della nuova era. Un evento fondamentale che segna il passaggio di un architetto di fama all'architettura sociale. Da un'architettura di alto livello qualitativo per i ricchi, per i clienti molto facoltosi, pur mantenendo i buoni rapporti con loro, Ban ha introdotto un filone di attività nel suo studio detta architettura sociale. Ora, cosa è questa architettura sociale? È un discorso molto aperto e ampio. Un conto è capire cos'è l'architettura sociale in Giappone o in Corea o nei paesi emergenti oppure del terzo mondo, dove interviene lui e cosa fa esattamente. Altro è domandarsi cos'è l'architettura sociale in Italia e che tipo di lavoro e che tipo di impegno sociale può creare per gli architetti, anche per uscire da questa sorta di dequalificazione ambientale. Perché dobbiamo proporre delle cose che non servono più a questo paese? Perché lo fanno le grandi imprese con loro grandi studi di architettura, architetti con grandi studi, imponendo i grandi lavori di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno? Mentre noi dobbiamo limitarci a risolvere i piccoli problemi tecnici per mettere a norma le cose o le case, quelle cose utili ed importanti, quando invece l'architettura sociale può andare oltre. In Italia ci sono 3 milioni di edifici abbandonati, un patrimonio che è l'unico al mondo tra l'eredità storica, tra l'archeologia industriale e di recente tra le ottime architetture contemporanee abbandonate per le continue chiusure delle piccole e medie imprese. A Verona, il Palazzo Boccatrezza, l'ex ospedale militare, Villa Poulet al Chievo con il suo parco, l'ex caserma erariale Campone, il Lazzaretto, il Santa Marta e molte altre, come l'Arsenale Asburgico,
sono gioielli della città. Evidentemente il recupero di questi edifici pone sempre la domanda: cosa mettiamo lì dentro? Ma questo lo dicono le persone che non sono del mestiere. Noi architetti sappiamo benissimo che il recupero giusto di un edificio è la vera destinazione d'uso. Edifici con la tipologia simile a quella dell'arsenale asburgico, in mondo ce ne sono più di decine e decine, con destinazione d'uso ai fini artistici, culturali, creativi e formativi, probabilmente meno autentici, ma comunque utilizzati ai fini strutturali per il bene della città. Ho qualche altro esempio a farvi vedere. Quando recuperi un edificio senza rovinare la sua essenza storica, è già una destinazione d'uso. E poi, cosa si fa dentro? Se si parte con questa idea di creatività, naturalmente dentro metti dell'architettura, metti del design, metti della musica, metti dell'arte visiva, metti del teatro, metti del cinema, metti della rigenerazione urbana, metti della grafica, metti tutto quello che è creativo, e sono una decina i settori creativi e alla base sono al massimo 16. Se qualcuno ne conosce altri, me lo deve dire. In più ci sono tutte le attività di sostegno come consulenti vari di economia e di giurisprudenza e così via. A Verona, uno spazio per gli architetti, uno spazio particolare con l'interattività all'interno di un edificio di prestigio storico, sarà uno di quei 3 milioni di edifici ereditati dalla storia ma recuperati. La componente portante di questo edificio dovrebbe essere una sala polifunzionale in cui tutti gli interessati possono avviare gli eventi, in quanto oggi gli eventi sono la struttura portante che portano ad una consapevolezza che serve per andare verso una architettura sociale, che ti porta anche verso una società consapevole, ovvero sapiente, perché la consapevolezza di quello che sta succedendo ha bisogno dello spazio. Il rapporto con le associazioni e con i comitati dei cittadini sono fondamentali, perché poi sono le associazioni che gestiscono e gestiranno gli edifici recuperati, e questi rapporti sono fondamentali per la creatività, per la formazione e per la cultura. La prova per dire che questo approccio è giusto e funziona è l'attività del nostro studio negli ultimi 10 anni, in una scala inferiore naturalmente. Non ne sto facendo autopromozione perché abbiamo programmi pieni fino al 2017. Parallelamente all'attività dell'architettura sociale, gli eventi suddivisi in 10 settori creativi per la nostra associazione parallela che si chiama TEN, appunto TEN Star Community, con l'architettura, design, arte visiva, teatro, musica, cinema, grafica e rigenerazione urbana. Ma l'architetto non deve costruire e progettare il nuovo, ma l'Italia ha ancora bisogno di aggiungere del cemento, dell'acciaio e del cristallo. Per fare questo tipo di architettura non è meglio recarsi all'estero? Ho l'impressione che qui tutto sia già costruito. Inutile aggiungere i grattacieli, edifici di una certa dimensione, cosa che rende brutta l'Italia, cosa che sta rendendo brutto Milano, che sta diventando una caricatura di Dubai. Le porte dell'estero sono aperte, in Cina, in Brasile, in India, in Azerbaijan. Chi rimane in Italia dovrebbe passare all'architettura sociale, a nostro avviso.
ho lavorato per lungo periodo all'estero ed ho fatto delle cose. Mai queste cose per l'Italia. Preferisco il restauro e la ristrutturazione, ovvero il recupero dell'essenza dello spazio. È vero poi che per avviare questo recupero serve una rivoluzione rinascimentale, una rivoluzione di rinascenza, che serve per l'Italia quando ha guidato il mondo con il suo rinascimento. Che pulsa ancora quindi significa che è stata una vera rivoluzione, che era basata sull'economia, sì, quando faceva nascere il concetto della banca moderna a partire dall'Italia, basandosi sulla politica, ma il contenuto forte di quella rivoluzione che ancora pulsa è la cultura, è l'arte, è la musica e la creatività.